San Vito Lo Capo mette al centro lo sport. In 3 giorni si è riempita la città. Di cosa si tratta? Un evento che si chiama Tutto Sport, i giovani e i giochi all'aperto. Il comune di San Vito, assieme all'associazione Cube 20 da me presieduta, ha organizzato una serie di eventi sportivi con i più piccoli. Più di 600 ragazzi e bambini hanno calcato i vari campi da gioco, dalla palestra al ring, al tatami, al campetto di calcio, di qualsiasi genere. Abbiamo avuto sport, discipline che non sono molto conosciute, e lo scopo di questa manifestazione è di dare spazio a tutte queste discipline che svolgono un lavoro sociale immenso, perché tolgono i bambini dalla strada o da tutte queste nuove tecnologie per affrontare nuovi sport. C'è stato la pole dance, la danza aerea, il pattinaggio, c'è stato la box, tutte le arti marziali, jiu-jitsu, karate, judo, kickboxing. Abbiamo avuto 2 sere spettacolari col box sul ring, ieri sera col kickboxing, adesso tuttora si sta svolgendo nelle ultime parti di una Coppa Italia di kickboxing, e alla fine lo scopo è stato raggiunto, cioè tanti giovani si sono divertiti, abbiamo riempito San Vito di giovani, di sport, di allegria, di divertimento, e lo scopo sia del comune che della nostra associazione era uguale, con due obiettivi diversi: noi quello del divertimento, il comune quello di destagionalizzare un poco il turismo, portando in questi 4 giorni molta gente, tanti bambini, molti genitori e parenti. E noi siamo grati per esempio alla squadra di Agrigento Futsal, che ha portato un pullman di 50 persone per venire a giocare a calcetto. Questo è lo spirito, divertimento e tutto quello che volete metterci voi quando si trattano di ragazzi. Anche Agrigento ha partecipato a questa grande festa dello sport di San Vito Lo Capo, voi avete portato il calcio. Sì, diciamo, intanto ringraziamo il signor Giacomo Mineo per l'ospitalità e perché ci ha invitato in un torneo importante dove ci sono squadre di qualità. Il nostro motto è sempre quello, divertimento, devono giocare tutti i bambini e tra le altre cose anche i genitori si sono divertiti sfruttando questo fine settimana come se fosse una vacanza, infatti è stata una vera e propria vacanza. Siamo molto contenti e speriamo un altro anno di essere rinvitati e parteciperemo con grandissimo piacere. E comunque questo è il compendio, il frutto di un lavoro che dura anche un anno. Assolutamente sì, noi cerchiamo di fare crescere i ragazzi sotto tutti i punti di vista, la prima cosa è l'includere, l'aggregare, crescere, stare tutti assieme e giocare assieme agli altri. Quindi è il divertirsi, queste sono le cose che la nostra scuola calcio, sono le priorità che noi portiamo avanti. È un discorso, per esempio, se io mi porto 12 elementi, tutti e 12 devono giocare gli stessi minuti, questo a prescindere se si vince o se si perde. Una bella iniziativa che serve ad aggregare i più giovani e educarli allo sport e ai valori dello sport qui a San Vito Lo Capo. Sì, sicuramente è una bella manifestazione, siamo felicissimi e orgogliosi di aver partecipato a questa manifestazione, perché mi ha chiamato Giacomo, che sono un grande amico, lui è un ex mio tifoso, e sperando che ancora per il prossimo anno se ne faccia di nuovo e di fare questa bella festa come è stata fatta. E ringrazio tutte le squadre che sono partecipate, da Agagras, Stella Mare, noi, la Galactic e San Vito, che hanno dato vita e gioia a queste bambine di divertirsi nei campetti dove meritano di giocare. È un ex professionista, no? Quindi uno che ha militato nelle squadre superiori del calcio che conta. Sì, sono stato uno dei fortunati che ho fatto categorie superiori, ho fatto la Serie B, ho fatto la C, sono stato fortunato, anche bravo, però
facciamo adesso, abbiamo la scuola calcio, il mio socio e la mia presidentessa, siamo in tre, da un anno e mezzo che abbiamo questa società, stiamo andando alla grande, abbiamo piazzato già quattro ragazzi, uno all'Atalanta e tre al Foggia, quest'anno penso che usciranno ancora fuori altri ragazzini, 2004-2005. E ci sono anche i piccolini che sono già visti, 2006-2007 c'è la San Vittoria dietro. No, siamo felicissimi perché abbiamo fatto calcio, vogliamo insegnare calcio, prima di tutto l'educazione e il rispetto del prossimo, si dice, no? E poi il calcio viene sempre dopo, prima il rispetto di tutti sia in campo sia fuori dal campo. È cambiato il calcio in questi anni? Tantissimo, il calcio veramente, il livello si è abbassato tanto, ma tanto. E c'è il mio socio che ha giocato pure lui nei professionisti, ogni tanto andiamo a vedere le partite a Trapani, veramente il calcio è finito, cominciando dalla Serie A, andando giù nelle categorie più basse, non c'è più giocatori tecnicamente bravi, giocatori che corrono solo, secondo me più che altro sono i soldi che adesso vanno avanti, perché non c'è più quella voglia come una volta che giocava veramente per la maglietta, come eravamo noi andavamo in campo per la maglietta, per la città, al di là dei soldi, i soldi vengono sempre dopo, però la maglietta la devi sudare, sudandola si guadagna.